a tutti. Allora adesso chiamiamo la Farnesina e chiederemo un sollecito. Ministero Affari Esteri? Pronto, mi sente? Ministero Affari Esteri? Potrei parlare con l'ufficio assistenza cittadini all'estero? Potrei parlare con l'ufficio assistenza cittadini all'estero, cortesia? Le sto dicendo. Questo è centralino? Il problema io ce l'ho in Francia. Le dico qual è il problema. Io sono bloccata in Francia. In questo momento sto cercando di mettermi in contatto con il consolato alle emergenze, ma non mi risponde nessuno e non mi richiama nessuno. Quindi chiedevo di parlare con l'ufficio assistenza cittadini all'estero affinché possano sollecitare una chiamata, perché io sono in uno stato di urgenza assoluta. Però non mi richiamano, non rispondono. Quindi se potessi parlare con l'ufficio assistenza cittadini all'estero per esporre il problema e chiedere un sollecito. Sì. Allora, il numero che vi ha chiamato è una direttrice di numero Io ho chiamato il centralino. Sì? Sì, pronto, io la sento. Sì, ho lasciato diversi messaggi da stamattina spiegando molto bene lo stato d'emergenza, però non mi richiamano. Quale consolato l'ha mandato? L'ha Il contattato? consolato generale d'Italia a Parigi. Consolato a Parigi? Sì. Sì, però è da stamattina e io sono in uno stato di emergenza, ho bisogno veramente che mi richiamino. No, consolato, consolato, non ho trovato nessun numero d'emergenza, ho anche guardato. Aspetti un secondo solo perché sto chiamando dal cellulare, devo riguardare, non vorrei chiudere la chiamata. Aspetti un secondo solo. Un secondo solo, dove lo trovo? Perché se cerco il numero poi chiudo la chiamata con lei. Ho chiamato il numero che c'è nel website. Rispondono proprio loro del consolato, dicono Consolato Generale d'Italia per le emergenze, quando siamo chiusi, questo è il numero, bla bla bla, lasciate un messaggio. Sì, lasciate. Sì. No, non dell'ambasciata, del Consolato Generale d'Italia. Dell'ambasciata non ho trovato nessun numero d'emergenza. Il disco che parte che Sì. dice che per le emergenze chiamare Sì, quel numero, sì. lei ha chiamato quel numero che diceva il disco per le emergenze? Sì, quel E dove numero. risponde? E risponde una segreteria telefonica che dice di lasciare un messaggio e che verrò richiamata al più presto. Non mi hanno richiamato, io è da stamattina che chiamo. Non mi ha mai richiamato nessuno. Allora, signora, io adesso il numero di verità, mi ascolti. Lei faccia questo numero. Aspetti un Lo secondo solo. Prendo carta e penna. Sì, la sento, sto prendendo carta e penna. Mi Lei dica? faccia questo numero, faccio più tentativi. Se non si riesce a mettersi in contatto, mi richiama, rispondo io fino alle 18:30, ok? Il numero che deve fare è 0033 0033 607 607 227 227 256. 256. Ma mi sembra che sia questo il numero al quale ho chiamato. Ok, io riprovo a chiamare a questo numero che lei mi ha dato. Se non mi risponde nessuno, la richiamo immediatamente, ok? Aspetti, signora, un attimo. Se non le risponde questo, signora, le Sì. Ok. do la reperibilità dell'ambasciata. Stessa modalità. Ok. Cellulare, pulsante e
italiano, di turno la nostra ambasciata era a Parigi, quello era consolato, okay. Questa è l'ambasciata. Ah, ok. 0033 0033 680 68 0 sì. 680 sì. 256 256 700 700, perfetto, e questo è il numero di reperibilità. Allora, prima chiama il numero di reperibilità al consolato e faccio le letterine. Okay. Se non gli rispondono, chiama questo che è il numero di reperibilità dell'ambasciata, sempre in funzione di turno, che deve dare la stessa situazione nazionale. Se entrambi i numeri ti ha chiamato, dopo fare le letterine, non parla con nessuno dei due, mi ricordati. Perfetto, entro le 18.30, chiarissimo, la ringrazio, arrivederci. Buonasera. Allora, chiamiamo immediatamente questo numero di reperibilità dai consolati. Ora, prima di tutto, controlliamo se il numero del consolato di reperibilità è quello che dava la segreteria. No, è uno diverso. E allora chiamiamo quel numero. Vediamo un po'. A me sta di nuovo salendo la febbre. Mamma mia. 60 722 27 256. E vediamo se qua risponderà qualcuno. Allo? Pronto? Allo? Pronto? Pronto? Il numero di reperibilità del Consolato Generale d'Italia? Pronto? Sì, pronto! Allo? Je ne parle pas français? Parla italiano? Pronto? 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 Numero di reperibilità del Consolato Generale d'Italia? Scusate, può parlare piano, per favore. Parlo piano. Mi è stato dato questo numero dalla Farnesina perché avevo bisogno di un numero di reperibilità del Consolato Generale d'Italia. Scusi, non capisco. Come non capisce? Tu parli italiano? A chi vuole parlare? Il numero di emergenza del Consolato Generale d'Italia. No, niente da vedere. Questo non è il numero del Consolato Generale d'Italia? No. Ok, ma questo è il 60722 7256. No, non è esatto. Non è. È un errore. È un errore. Grazie. Ok, grazie. Lei dice che è un errore. E noi ci riproviamo. France. 60 722 7256. Si sente? Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, il numero di reperibilità del Consolato Generale d'Italia? Ha chiuso. Siamo entrati in territorio italiano. Quando chiami il posto giusto e non ti vogliono rispondere, ti chiudono il telefono. Fucking hell. A parte la febbre, mi sarei pure nervoso ora.
Bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le beep. Sì, buonasera signora, mi è stato dato questo numero dalla Farnesina come numero di reperibilità dalla reperibilità del Consolato Generale d'Italia. La prego di cortesemente di richiamarmi con urgenza, perché è da stamattina che cerco di mettermi in contatto con voi e io sono praticamente per strada, malata e senza soldi. Il mio numero di telefono, lo numero francese, è 06 32 700 263. L'indirizzo dove mi trovo, nel quale mi stanno sbattendo fuori perché mi hanno tenuto qua già più di ore, è numero 10 Rue François Premier, è l'ostello della gioventù ad Vignac. La prego di richiamarmi con urgenza. Buonasera. Voi pensate che mi richiamerà la signora? Come ha sentito la mia voce, ha panicato, ha chiuso. Vi rendete conto? Queste sono proprio cose da pazzi. Chiunque di voi abbia un po' di coscienza e 5 minuti e qualche soldino da spendere in una telefonata potrebbe chiamare ad uno di questi numeri e sollecitare un intervento, perché questa situazione è veramente deplorevole. Come ho già detto, stiamo sconfinando veramente nell'abuso. Veramente nei diritti umani, qua mi si sta negando tutto, e semplicemente perché non vogliono che io provi che sono stata sequestrata e portata qua. Non sono stata deportata, è qualcosa che ha fatto l'Italia e non vogliono che io lo provi, ed ecco perché a tutti i costi vogliono negarmi qualunque tipo di assistenza. Questa è follia allo stato puro. Allora, cosa faccio? Chiamo il numero di reperibilità dell'ambasciata, vediamo cosa dicono loro. Nel frattempo che aspettiamo che quest'altra signora richiami. No, anzi, proviamo a richiamare questo prima. Adesso sta squillando, magari ora risponde. Sto richiamando lo stesso numero di reperibilità del consolato. Non risponde. Lasciamo un altro messaggio. No, l'abbiamo già lasciato. Allora, adesso chiamiamo il numero di reperibilità della ambasciata Francia. Allora, 680 256 700. Praticamente io sono abbandonata per strada, malata e senza soldi, giusto per ricapitolare. Pronto, buonasera signora, chiamo il numero di emergenza di reperibilità dell'ambasciata d'Italia a Parigi? Sì. Buonasera, il mio nome è Gemiliana Sorgia, è tutto il giorno che cerco di mettermi in contatto con il Consolato Generale d'Italia facendo presente la mia urgenza, ma non mi richiama nessuno. Ho lasciato diversi messaggi, ma non mi richiama nessuno. Adesso la situazione è veramente d'urgenza, perché io devo andare via dal posto dove ero alloggiata e quindi mi sto ritrovando per strada, malata e senza soldi. La mia situazione al consolato è già ben nota, quindi se volesse parlare con loro le potrebbero spiegare bene la situazione. Poi ho chiamato la Farnesina, l'ufficio assistenza cittadini all'estero, per far presente questo problema, e mi sono stati dati due numeri di reperibilità, uno del Consolato Generale d'Italia, alla quale però non mi ha risposto nessuno. Ho chiamato il 60 722 7256, non mi ha risposto nessuno, ho lasciato un messaggio in segreteria, ma no, ma lei deve fare il numero, quello generale. Sì, no, l'ho già fatto, quello generale è già fatto, ho chiamato tutto il giorno, ho lasciato diversi messaggi, eccetera, e non mi ha mai richiamato nessuno. Dopodiché, quando ho chiamato la Farnesina mi ha dato nello specifico due numeri di telefono reperibili.
questo che vi ho appena detto, 60722-7256, alla quale non mi ha risposto, cioè la prima volta mi ha risposto una signora che mi ha chiuso il telefono in faccia immediatamente. Dopodiché ho richiamato, mi risponde la segreteria telefonica, io ho lasciato un messaggio. Però adesso ho chiamato lei, questo è il secondo numero che mi è stato dato dalla Farnesina. Mi dice il suo numero, il suo nome, scusi. Gemiliana Assorgia. Gemiliana? Sì, Gemiliana Assorgia. Assorgia. Io praticamente sono qua, sono arrivata qua il 15 di gennaio, il 15 di dicembre, con una presunta deportazione da parte del Vietnam che non è mai stata provata, non è scritto sul mio passaporto, non mi è mai stato dato un pezzo di carta che provi questa deportazione. È da 10 giorni che chiedo assistenza al consolato affinché possa fare le denunce alle autorità aeroportuali proprio su questi eventi. Non ho trovato ancora nessuna assistenza da questo punto di vista, anzi sono stati alquanto ambigui, hanno lasciato a me capire quale sia la procedura, ho chiesto più volte assistenza affinché venga accompagnata in aeroporto, ma questo non si sa, questo infatti è da appurare, non si sa nemmeno se io sia stata veramente deportata. Io l'unica cosa che so è che sono stata drogata e messa su un aereo e arrivata qua. Questi presunti poliziotti che non erano nemmeno in divisa hanno dato un folder alla polizia aeroportuale, dopodiché c'erano due rappresentanti del consolato che mi hanno dato 200 euro e mi dicevano che c'era un aereo che mi aspettava per andare in Italia. Punto. Faccio presente che io non vivo in Italia da 10 anni e non capisco perché io sia stata spedita in Italia. Punto uno. Ho tutti i miei effetti personali che mi aspettano ancora in Cambogia dove io vivevo. Non mi è stato dato nessun documento che provi che io sia stata deportata veramente. Allo stato attuale io affermo di essere stata sequestrata, drogata, sequestrata e spedita in Francia. Però io oggi sto chiamando per un fatto molto più grave, ancora più grave, che io oggi mi ritrovo che non mi è stato esteso il mio booking. È ancora là, signora, mi sta sentendo? Sì, certo, l'ascolto. Oggi il fatto più grave, ancora più grave, è che non mi è stato esteso il booking nel posto dove io stavo. Incredibilmente, così. Io stamattina sono scesa e ho chiesto che mi potessero estendere il booking. In quanto... E dove stava? Io sto al Adveniat Ostello della Gioventù, in Champs-Élysées, in Rue François Premier. Non mi è stato esteso il booking. È da lo scorso sabato che ho iniziato all'improvviso. Si è interrotta la comunicazione. Speriamo di prendere. Signora, è ancora là? No, si è interrotta. Capito, si è interrotta la comunicazione. Perché non c'è più il wifi? Ah, ok. Perché vi faccio presente che io non ho più credito nemmeno nel telefono. E quindi sto usando il credito che ho in Skype e chiamo da Skype, cioè che se io mi ritrovo per strada io non posso più nemmeno telefonare perché non ho il wifi. Mamma, io voglio parlare con questa signora. Come on. Roba da pazzi, questo è veramente da film dell'orrore. Non mi risponde più. Non mi risponde più, ma vi rendete conto? Questo è il numero di reperibilità. Welcome to Italy.
Cioè, ma vi rendete conto che adesso non risponde più? Pronto? Sì, pronto, buonasera signora, si è interrotta la comunicazione. Sì, sì, sì. Non sentivo più nulla. Dove eravamo arrivati? Ah, la, che... Senti, che io adesso sono per strada. Come mai? Ah, sì, sì. Il booking. Adesso non mi hanno esteso il booking, tra l'altro io aspetto che mi venga consegnata la mia carta di credito, che venga spedita alla... al Consolato d'Italia, l'ambasciata d'Italia ha confermato, l'ambasciata d'Italia in Vietnam ha confermato che l'avrebbero spedita a loro al Consolato Generale d'Italia a Parigi, quindi io in questo momento ho il problema che non posso prelevare fondi con la mia carta perché non ce l'ho, allora l'unico modo che io avevo per poter avere del credito era che mi passavo i soldi con Western Union e poi li ritiravo in uno sportello Western Union, invece oggi non l'ho potuto fare perché a quanto pare ho superato il limite legale. E quindi per potermi di nuovo spedire dei soldi devo aspettare di passare questi controlli, ho dato tutti i dettagli del mio passaporto eccetera, e una volta che loro avranno verificato questo daranno l'ok, allora avrò un nuovo limite di denaro che mi posso inviare, quindi io oggi mi ritrovo che sono senza soldi, no, non mi hanno... Signora, sì. Io ho detto Croce, ma mi metto io in contatto col consolato perché sono sì, loro che possono esatto. Loro conoscono tutta la storia, infatti. Devi lasciare un numero di telefono sì. Al quale lo possono richiamare. Ce l'hanno, comunque io in ogni caso, ad ogni modo glielo ridò, è 06 32 700 263. Ripeto, 06 32 700 263. Perfetto. Ora io provo a mettermi sì. In contatto direttamente loro... perché oggi è un giorno festivo. Sì, ma io sono per strada, senza soldi e malata. Loro sanno bene che io da sabato ho iniziato a manifestare un virus che non sappiamo se è una conseguenza delle iniezioni che mi sono state fatte per mettermi su quel volo. Io ho una febbre altissima. Ieri sono andata da sola al Georges Pompidou Hospital. Lì mi hanno fatto tutti gli accertamenti e difatti hanno trovato alcune cose nelle mie urine. Stamattina avrei dovuto richiamare per avere i risultati delle urine. Io ho richiamato, in effetti ho richiamato, ma al centralino non parlano inglese, parlano solo francese. Quindi avrei bisogno di un'assistenza anche per richiamare l'ospedale e sapere quali sono i risultati delle urine. Io continuo ad avere la febbre alta, sono per strada e senza soldi, qua nella reception dell'Advegnat, che tra poco mi sbatteranno fuori. Penso sia aspetta, un'urgenza. Provo a mettermi in contatto subito con perfetto. La faccio richiamare. Attendo. Va benissimo, grazie signora. Come si chiama lei? Mi dice il suo nome? Palumbo. Palumbo. Grazie signora Palumbo. Attendo, grazie, a dopo, arrivederci. Allora, attendiamo la loro chiamata. Quando mi chiamano farò un'altra diretta, così anche voi potete usufruire, beneficiare di queste della barzelletta italiana. Vediamo se mi lasciano per strada oggi. Vediamo sino a che punto arriveremo. Ciao a tutti. Altrimenti, se qualcuno sa di qualcuno che mi voglia ospitare a Parigi per qualche giorno, nel frattempo che questa pagliacciata italiana si risolve, o se sapete di qualche associazione, non lo so, dove prenda persone in urgenza nel mio stato, se conoscete un'associazione qua a Parigi dove possa andare in questo momento, anche se io in questo momento non mi posso prendere neanche un taxi, perché io letteralmente, come dicevo, ho speso gli ultimi soldi ieri per il taxi, e stamattina quando ho avuto questo problema con Western Union proprio ho pianto dalla disperazione, ho detto veramente qua mi andasse veramente bene una. Fatemi sapere se avete qualcuno che mi può ospitare o un'associazione dove posso andare, o se qualcuno di voi volesse fare pressioni e chiamare questi numeri che abbiamo pubblicato, mi fate una grande cortesia. Dopo, ciao.